benvenuti in questa nuova recensione. Siete stati proprio voi a chiedere questa recensione dei guanti, quindi parliamone. Il modello in questione sono gli M-Pact o M-Pact, adesso non so come si pronunci, appunto della Mechanics Wear, e adesso andrò a descrivervi le varie caratteristiche di questo guanto. Allora, come primo punto possiamo vedere l'estetica. In questo modello abbiamo una base del palmo tan coyote e un camouflage woodland. Poi esistono vari camo, quindi tutti neri, tutti tan, tutti verdi, woodland, poi ci sono altri tipologie che non mi vengono in mente. Adesso ho detto quelli più comuni, ecco, insomma. Allora, gli impact sono caratterizzati da molte protezioni per gli impatti. Infatti questo tipo di guanto ha l'imbottitura sul palmo, questa, ecco, e comunque anche le altre gomme, comunque gli altri vari cuscinetti che troviamo, varie parti che attutiscono i colpi, fanno parte del, diciamo, sistema di sicurezza, sistema di impatto D30. Vi lascio nella descrizione del video il link per il sito della Mechanics, soprattutto sulla descrizione di questo sistema che si chiama D30. Se volete informarvi meglio, potete appunto andare sul sito della Mechanics. Su questa parte troviamo molte protezioni in gomma, che è una gomma particolare, è una gomma in termoplastica, che è una, appunto, è una protezione agli impatti e soddisfa delle norme che comunque trovate tutto nel sito della Mechanics. Anche la protezione della punta delle dita sono in gomma in termoplastica, anche la chiusura al polso è tutta completamente in termoplastica e prende completamente tutto il polso con una chiusura a velcro e offre una calzata sicura, appunto. Adesso tutto il materiale rimanente, a parte la pelle sintetica che troviamo più che altro nella parte del dorso, nella parte inferiore del guanto, tutto il resto è di un materiale molto traspirante chiamato Track Dry, e mantiene appunto le mani fresche e comode. Passando sulla parte posteriore del palmo della mano o del guanto, troviamo il rinforzo che si chiama Armotex e l'imbottitura che vi accennavo prima, che è quella D30, che assorbe e dissipa l'energia ad alto impatto. Ovviamente il rinforzo Armotex e l'imbottitura D30 lo trovate tutto nel link che poi vi giro della Mechanics Wear. Il materiale che troviamo è di pelle sintetica ed è touchscreen su tutte le dita. Qua troviamo nella parte posteriore degli anelli che sono fatti in nylon, che ci permettono, una volta finito l'uso, di unirli con un gancio e attaccarli al nostro tattico o comunque da qualche parte per evitare di perderli. Questi guanti possono essere lavati in lavatrice tranquillamente. E un'altra cosa che non vi ho detto, all'interno delle punte delle dita c'è un ulteriore rinforzo, appunto per evitare l'usura, che diciamo la punta delle dita sono quelle che si consumano di più. Io avevo degli M-Pact uguali a queste, però completamente tan e la pelle sintetica in nero, e la prima cosa che si è rotto sono le punte, ma tenete conto che questi sono nuovi, li ho cambiati da poco, e quelli primi Mechanics avranno almeno 5 anni di utilizzo, se non di più. Ora, ragazzi, per conto prova vi faccio vedere che i guanti funzionano perfettamente. Adesso magari qualche ditata non funziona, però comunque a grandi linee funzionano tutte. Beh, che dire, ragazzi, di protezioni in gomma termoplastica ce ne sono a bizzeffe. Cioè, su questa parte, sulle dita, su queste tre dita, che se arriva un pallino fidatevi che vi salva la vita. Poi, con la fortuna che ho io, mi arriva sempre di lato, quindi mi faccio un male della miseria. Però comunque, anche arrivando sulle parti, diciamo, meno protette,
il guanto comunque fa il suo lavoro. Tutte le parti rinforzate sul dorso del guanto funzionano benissimo. Anche questa parte è bella imbottita, questa sempre è un'imbottitura di 30. I materiali usati sono veramente comodi e traspiranti, come dicono. Io l'ho usato per vari eventi, oltre alle classiche giocate domenicali, anche per tornei. Il più lungo che ho usato con questi guanti è un 18 ore e vi assicuro che a fine game non è che avevo le mani asciutte, ma comunque non erano completamente inzuppate e potevo tranquillamente sfilare il guanto senza difficoltà. Come vi ho anticipato prima, secondo me il rapporto qualità-prezzo per i mechanics sono ottimi per i materiali usati, per il design anche che offrono. E anche la durabilità, vi ripeto, quelli vecchi sono durati 6-7. Adesso io comunque gli altri vecchi adesso non ce li ho qua sotto mano, però li continuo a utilizzare per magari faccende a casa, perché alcune dita si sono proprio aperte, allora le ho tagliate. Le sto usando per magari bricolage, quando devo fare dei lavori, così. Quindi li sto ancora utilizzando, sono molto rovinati, ma li sto ancora utilizzando, quindi non moriranno quasi mai. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, cosa dite di questi guanti, se volete consigliarmi anche altri guanti di altre marche, fate pure, scrivete tutto nei commenti o se no seguitemi anche su Instagram, smt-airsoft-official e scriviamoci se volete scrivermi in privato, vi risponderò tranquillamente e ovviamente se non vi siete iscritti a questo canale iscrivetevi. Attivate la campanella. Da me è tutto, al prossimo video. Stay hungry, stay beero!